Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa puntata di Mamma me lo compri. Benvenuti anche nuovi iscritti. Oggi parliamo di una cosa che ho appena tolto dal pacco, dal suo blister, e non ho ancora aperto. Questo ce lo manda Arturo, Plastic for Breakfast, che ringrazio profondamente, ed è la mascotte Mezco. Avrete visto dalla copertina, ora vi spiego la sua storia. Io non l'ho ancora vista, l'ho vista solo da fuori in realtà, nella sua plastica che è qua, perché mi ha dato un po' di cose da aprire. Ora io l'aprirò per la prima volta e andrò a vedere dentro con voi per fare una mezza reaction di cosa parliamo. Ragazzi, siccome non mi ricordo tutto il testo lunghissimo, ve lo leggo, è bruttissima questa cosa che sto per fare, ma vi leggo la storia di questo perché vi renderete conto che è veramente lungo da capire. Intanto vi faccio vedere il box, che è molto carino, io devo ancora andare ad aprirlo, e guardate che bello, è veramente veramente stupendissimo. Molto 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 bello. Lo maneggio con molta cura perché ho paura di fare dei piccoli danni e mi cago addosso, quindi lo devo aprire con molta cura, pazienza e amore. Mezco 112 Collective MDX Golden Commander Gomez. MDX uguale prodotto esclusivo venduto esclusivamente dal sito Mezco. Ci sono state pochissime eccezioni negli anni, ovvero che alcune MDX venivano distribuite anche a qualche rivenditore, ma mai con i personaggi originali Mezco, come in questo caso il comandante Gomez, che è la mascotte ufficiale di Mezco, per l'appunto, è la formica che vedete, la faccia della formica Mezco. In questa versione è una variant dell'uscita precedente a questa, uscita entrambe lo scorso anno, che era la versione classica per il comic, con uscita con il nome di Bodega Box. In breve, si trattava di un'uscita che conteneva, oltre alla figure stessa, ma con un color scheme diverso dall'altro, tutta una serie di accessori e goodies che hanno reso quel pack davvero speciale. Ciliegina sulla torta, la scatola si trasforma in un diorama Shifai. Questa versione che ho in mano è la versione uscita subito dopo, sempre esclusiva, che oltre al color scheme diverso e gli accessori in parte differenti, ha la particolarità di avere tutte le teste di Gomez in una versione stilizzata, più comic, che non era mai stato visto prima, se non in qualche illustrazione nei fumetti che allegano spesso ad alcune uscite della Rumble Society. Errore, piano, così. E ho veramente il terrore. Faccio pianissimo, ragazzi, però non potete farlo di cartone così perché è troppo rischioso. Allora, due pollici in modo che non forziamo. Mio Dio, mi sta venendo malissimo, malissimo. Ok, allarghiamo dentro qua. Mi sta pigliando malissimo, raga, proprio malissimo. E allarghiamo qua. Ok. Due piani, minchia ragazzi, due piani, già è una roba incredibile. Io non so come farvela vedere tutta, sono tre piani, scusate. Ho detto due, ma ho sbagliato totalmente. Allora, io tiro fuori tutto, così metto via questo box di cartone che mi sembra molto delicato. Ok, tre ripiani e dentro, ragazzi, guardate cosa c'è qua dentro, incredibile. L'80% delle nostre views deriva da persone non iscritte. Per supportarci è semplicissimo, basta che vi iscriviate al canale e attivate le notifiche, così l'algoritmo di Google ci premierà. Iscrivetevi al canale se volete supportarci e se volete vedere contenuti sempre nuovi. Arturo, faccio pianissimo, anzi guarda, questo non lo tiro neanche fuori, ve lo faccio vedere qua. C'è dentro questa cosa qua, molto molto carina. Questo lo vado a richiudere delicatamente, lo mettiamo giù. Qua abbiamo le istruzioni su come stepparlo, mettergli il braccio e tutto quanto, che io però, ragazzi, ve lo farò vedere e non lo monterò perché in realtà mi cago addosso. Ovviamente Mezco 112, c'è un capello che non è mio, è di qualcuno, non è mio. E dentro c'è anche questo fumetto, come c'era scritta nella descrizione, guardate questo fumettino bellissimo. Questo è veramente una chicca da avere. Madonna ragazzi, ma che figo, madonna santa, ma è bellissimo. Io non lo tocco troppo perché ho il terrore, proprio sono veramente terrorizzato. Guardate che capolavoro, bellissimo. Andiamo a mettere via queste cose molto delicatamente, con amore, parsimonia e impegno, perché mi cago addosso. Abbiamo queste paia di mani che adesso poi ve le faccio vedere bene sulla figure. Abbiamo tutto blisterato, la sua bustina per metterla dentro, la base che è molto molto bella in realtà, e una testa di ricambio che già inizio a farvela vedere, di Gomez. Eccola qua, guardate che bella, mamma mia ragazzi, capolavoro, questa roba è veramente capolavoro. C'è anche una sorta di cosa sono queste?
Non lo so, dentro la plastica c'è anche questa roba qua che, boh, me lo scriverà Arturo nei commenti, non lo so, io non tiro fuori roba troppo piccola perché ho paura che mi cada, è già la nostra fiducia è tantissima, quindi. Poi abbiamo questa pedanina, molto simpatica e carina, eccola qua, capolavoro, guardate che bella. E poi dentro c'è anche questo che sarà un porta action figure, deduco, sarà una sorta di pedanina su dove metterlo, va bene. Ok, questo è un livello ed è un ripiano, quindi abbiamo esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 paia di mani intercambiabili, la sua bustina la rimettiamo a posto e richiudiamo questa parte. Tutta la piattaforma per tenere in piedi la figure, che ricordiamo che è una Mezco 112. Come blisterata, come potete vedere, è assolutamente incredibile la qualità del blister con cui Mezco fa le cose. E una volta io non ero molto d'accordo su Mezco perché la trovo molto costosa e difficile, ma in realtà ha un sacco di dettagli molto molto fighi. Iniziamo dagli accessori che vi danno insieme e guardate ovviamente che splendore, la qualità costruttiva è veramente incredibile. Noi qua siamo abituati a cose un po' meno, più soft, ogni tanto passano anche delle Hot Toys, ma diciamo che a questi livelli è molto molto difficile. Bellissimo, bellissimo, guardate qua. Qua abbiamo questa pistolina, abbiamo questo piccolo arpione, un altro arpionetto. Altri piccoli accessori sicuramente utili alla figure che non andremo a vedere oggi montati, ragazzi, perché ripeto, fosse mia l'avrei già montata e rismontata, ma non essendo mia non faccio assolutamente questa cosa, anzi ringrazio Arturo l'ennesima volta per averci mandato questa chicchetta con questi accessori. Questa cos'è? Un'antenna radio tipo, guardate che dettaglio, è veramente incredibile, oltre le mie dita un po' mangiate, però guardate il dettaglio di questa antennina radio, molto bella, sono veramente veramente piccole, ecco, diciamo che eccoci qua. E la pistoletta, questa qua, bella, molto bella. Molto bello, molto bella la stampa, no? Poi abbiamo due di queste qua, vedete? Due di queste cose piccolissime. Questo stereo portatile, guardate. Ma è incredibile, ragazzi, ma che bello. Pazzesco. Incredibile. Questi due piccioni di Milano, guardate, questo è proprio milanese. Questo è un piccione milanese che trovi sul Duomo. E poi ne abbiamo un altro in un'altra posa, bellissimo, raga, la loro mascotte, c'è una cura maniacale, ma la Mezco in generale ha una cura maniacale per le cose, veramente incredibile. Ed ora, ragazzi, ecco l'action figure, il nostro Commander Gomez. Ma ragazzi, guardate che roba, c'ha dei peletti che non so di chi siano. Guardate che splendore, ve la faccio vedere proprio sotto macchina. Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Io penso che sia una action figure bellissima, ma c'è un dettaglio incredibile, è assolutamente pazzesca. Guardate la maglietta come è attillata perfettamente al suo busto e tutti i dettagli anche della tracolla che tiene, ma soprattutto anche il viso, guardate questa, gli occhi che ha da lui, cos'è, una formica, no? Sì, una formica. Guardate dentro quanti puntini carini e guardate anche lo sculpt che abbiamo qua dietro. Credo la testa viene via sicuramente, io non lo faccio ovviamente perché sono una persona intelligente, non tocco le cose. Qua abbiamo il portavano pistola, vabbè, questo posso anche farvelo vedere senza troppi problemi, questo ve lo faccio vedere volentieri. Questo, vedete, si mette dentro e le bombette che avete visto prima, quelle blu, vanno nel braccio, vanno qua dentro. E poi abbiamo la cintura con il portacose. Qui dentro ci va il coltello suo, guardate che bomba, i pantaloni super attillati di questa colorazione bellissima e veramente, veramente un richiamo al dettaglio pazzesco ci ha fatto Mezco qua, ragazzi, questo è veramente incredibile. Vediamo sotto i piedi e ovviamente suola delle scarpe benissimo benissimo stampata, quindi niente robe lisce, robe poco poco belle da vedere, ecco. In altra cosa molto importante sono gli snodi, quindi abbiamo la testa che si muove e ruota, vedete, sono super posable e sono bellissime anche per la Toys Photography, guardate anche gli snodi, il polso, le mani intercambiabili come dicevamo prima e anche l'apertura del braccio, eccoci qua,
un po' poco l'apertura, quella così, ma non la faccio, ripeto, magari c'è ma non la forzo perché non voglio rovinare assolutamente nulla. La torsione del busto ce l'abbiamo tranquillamente e soprattutto, ragazzi, gli snodi sono veramente veramente non meccanici, cioè sono fluidi, sì, tu la usi e veramente diventa super fluida, bellissima, capolavoro. Questa mi piace un sacco, devo essere sincero. La caviglia anche si muove, vedete. E altre cose che devo farvi vedere? Nulla, vabbè, vi faccio vedere, dai, le bombette qua dentro, vedete che qua ci metti, la cosa carina è questa roba qua, ci metti, poi la rendi viva perché ci metti gli accessorietti suoi, ci fai un po' di cose, tipo anche questo va sul braccio, questo sarebbe da aprire, staccare il braccio, metterglielo e va lì, poi abbiamo piccioni per fare un po' di dioramini, antenne, cose del genere, anche a fianco per fare dioramini, molto 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 bella, molto molto bella. Andiamo alle conclusioni finali con questo comandante Gomez. Ho mandato delle foto ad Arturo di questo Gomez e gli dicevo che forse è la volta buona che inizio a collezionare le Mezco 112, perché sto svendendo tutto su Vinted, forse ho già venduto un po' di roba e voglio fare un reboot della mia collezione, quindi guardandole sui mobili ci starebbero proprio bene, sono proprio belle, bisogna capire i costi perché le Mezco non è che costano poco, però anche usate magari si trovano. Va bene ragazzi, per oggi la puntata è finita, io vi lascio, vado a rimbustare con molta cautela questo Gomez e lo rimetto nella sua scatola, così ad Arturo arriva intero e sano. E niente, molto molto bello, molto interessante. Va bene. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata.